Ciao, hackerine e hackerini, e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di una cosa che tutti incontriamo ogni giorno, i cookie sul web. No, non quelli con le gocce di cioccolato, anche se ora me ne mangerei uno volentieri. Ma quindi, che cosa sono questi famosi cookie? In poche parole, sono delle piccole informazioni di dati che i siti web salvano nel tuo browser per ricordarsi chi sei. Tipo quando vai al bar e il barista ti fa il solito. Ecco, i cookie sono quel barista. Ma al posto del caffè si ricordano delle tue preferenze sul sito, come la lingua, il tema scuro e magari cosa hai messo nel carrello, che poi ovviamente non compri mai. Ma aspetta, prima di andare avanti dobbiamo parlare della sessione. Quindi, che cos'è una sessione? Una sessione è il tempo in cui sei attivamente connesso ad un sito web, da quando entri fino a quando lo chiudi o ti disconnetti. Durante una sessione il sito web si ricorda chi sei, se hai fatto il login, cos'hai nel carrello, le tue preferenze. Ecco, tutte cose rese possibile proprio grazie ai cookie. Senza cookie, ogni volta che clicchi su una nuova pagina, il sito si dimenticherebbe tutto, come se fossi un visitatore nuovo ogni volta. In pratica, la sessione è come una chiacchierata col sito. Appena chiudi il browser, lui si dimentica tutto. Memoria zero proprio, un po' come me. Ma adesso andiamo un po' più sui dettagli. Infatti, dobbiamo parlare un attimo di HTTP, un protocollo di comunicazione che consente ai browser di richiedere e ricevere contenuti dai server web. Se vuoi più dettagli su HTTP, puoi vedere l'altro mio video riguardo il web, dove appunto parlo di HTTP. In ogni caso, la cosa importante da sapere è che HTTP è stateless, cioè senza memoria. Ogni volta che clicchi sul qualcosa, il browser invia una nuova richiesta al server. Ma il problema è che il server si dimentica tutto quello che è successo prima. Quindi, immagina, accedi ad un sito, il browser manda la richiesta con il tuo nome utente e password, il server risponde con il tuo profilo, poi clicchi sul carrello, ma il server non sa di chi sia il carrello. Questo perché ogni richiesta è separata e quindi il server non sa che sei loggato. Ecco perché servono i cookie. Quando accedi, il server genera un cookie e lo invia al tuo browser. Poi, ogni volta che clicchi su qualcosa, il browser invia quel cookie insieme alla richiesta. Così il server sa che sei tu e ti mostra il carrello giusto. Ma quindi, come vengono usati questi cookie? Beh, principalmente ci sono tre motivi. Il primo è la funzionalità. Come già detto, senza i cookie, ogni volta che cambi pagina dovresti rifare il login o perderesti quello che hai messo nel carrello. Diciamolo, un disastro. Il secondo motivo è la performance. Infatti, i cookie aiutano i siti a caricarsi più velocemente ricordandosi le tue preferenze, così non devi impostare tutto da capo ogni volta. E il terzo motivo è il marketing. Sì, purtroppo, quindi, anche per monitorare le tue abitudini online. Tipo quando cerchi un paio di scarpe e poi quelle stesse scarpe ti seguono ovunque. Un po' inquietante, ma funziona così. E infatti, proprio per i diversi utilizzi, ci sono diversi tipi di cookie. Per esempio, abbiamo i cookie tecnici, quelli che possiamo considerare come i bravi ragazzi. Servono per far funzionare il sito come si deve e senza di loro niente login, niente carrelli, niente impostazioni salvate. Poi ci sono i cookie di profilazione e questi sono un po' più ficcanaso. Quindi tracciano quello che ti piace per mostrarti pubblicità su misura, spesso molto azzeccata, un po' troppo forse. E poi ci sono i cookie di terze parti, che sono quelli impostati da siti diversi da quello che stai visitando, spesso per fini pubblicitari. Insomma, sono gli ospiti che si infilano alla festa senza invito. E quindi, per esempio, vuol dire che Facebook può accedere ai tuoi cookie di Amazon per mostrarti pubblicità più mirate. Ed è per questo che è importante disabilitare questo tipo di cookie. Infatti, molti browser li disabilitano già come impostazione predefinita. Ma quando si parla dei cookie, ovviamente entra in scena lui, il mitico GDPR. Il GDPR, o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è una legge europea che dal 2018 protegge i tuoi dati personali. È proprio per questo che ogni volta che visiti un sito ti compare quel banner fastidioso con scritto «Accetti cookie?». In maniera molto semplificata, con il GDPR i siti web devono seguire alcune regole fondamentali. Infatti devono chiedere il tuo consenso prima di usare cookie non essenziali, spiegare chiaramente quali cookie usano e perché, documentare e conservare il tuo consenso per dimostrare che l'hai dato consapevolmente, permetterti di accedere al sito anche se rifiuti i cookie non necessari,
rendere facile ritirare il consenso, proprio come lo è stato darlo, e poi tu hai il diritto di sapere tutto questo e anche di chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Quindi, quando clicchi accetta tutto senza leggere, stai praticamente firmando un contratto senza sapere cosa c'è scritto. Ma adesso che hai tutte queste informazioni, voglio darti alcuni consigli per gestire un pochino meglio i tuoi cookie. Prima di tutto, blocca i cookie di terze parti. La maggior parte dei browser moderni blocca automaticamente i cookie di terze parti, quindi in molti casi non devi preoccuparti di farlo manualmente, ma se hai bisogno di un controllo più avanzato puoi sempre farlo dalle impostazioni del browser. Poi puoi personalizzare le tue preferenze. Quando vedi il banner dei cookie non cliccare subito su accetta tutto, dai un'occhiata a gestisci preferenze o personalizza. Lo so, è noioso, ma almeno scegli solo quelli davvero utili. E poi, il terzo consiglio, che però è da prendere un po' con le pinze, è quello di usare la modalità in incognito. Questa modalità elimina automaticamente i cookie quando chiudi la finestra del browser. In questo modo, la tua attività di navigazione, come la cronologia e i cookie, non viene salvata nel dispositivo. Attenzione però, la modalità in incognito non ti rende invisibile online. Infatti, i siti che visiti possono ancora tracciare la tua attività usando altre informazioni, come il tuo indirizzo IP, che è un po' come un codice che identifica il tuo dispositivo su internet. In pratica è come se cancellassi le tracce sul tuo computer, ma non significa che stai navigando in anonimato. Poi c'è anche un modo per eliminare i cookie dal browser. Infatti puoi andare nelle impostazioni del browser, cercare la sezione privacy e sicurezza, e da lì puoi vedere, gestire o eliminare tutti i cookie salvati. Ovviamente se li cancelli perderai anche quelli che ti tengono connesso ai siti o che salvano le tue preferenze. Quindi dovrai rifare il login su molti siti e potresti perdere le informazioni salvate nelle sessioni precedenti. Ma attenzione! Eliminare i cookie dal browser significa solo cancellare i file salvati localmente sul tuo dispositivo. In pratica spegni la memoria del sito sul tuo computer, ma non cancelli i dati che il sito ha già raccolto su di te nei suoi server. Per capirci, è come buttare via la tua copia di una chat, ma l'altra persona ce l'ha ancora. Inoltre, in teoria, puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, proprio grazie al GDPR, ma nella pratica, beh, non tutti i siti lo rendono semplice. E non sempre le richieste vengono gestite in modo trasparente o veloce. Ecco qua. Ora sai tutto sui cookie. La prossima volta che ti apparirà quel banner fastidioso, potrai fare lo splendido o la splendida con gli amici e spiegare tutto tu. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale o lascia un like, insomma, quello che vuoi. Ciao, alla prossima!